E questa sirena in particolare che mi sembrava adatta a questa occasione, quindi zampe e piedi forti per correre e ali per volare, per andare a correre veloci in qualche modo. Quindi mi è sembrato un simbolo identificativo importante. Lo sport, l'arte uniscono, perché sono, ecco, sono due modalità di bene comune, di collettività. È la sirena Partenope la protagonista della prossima Neapolis Marathon, con la sua immagine raffigurata sulla medaglia celebrativa che verrà consegnata a tutti i partecipanti, realizzata dal maestro Lello Esposito. L'opera sarà consegnata ad ogni atleta iscritto alla maratona, alla mezza maratona e alla Sea Run non competitiva all'arrivo in piazza del Plebiscito nella gara in programma domenica 23 ottobre. Percorso che stiamo intraprendendo già da un po', ovvero quello di far comprendere quanto lo sport possa essere punto di svolta per la città dal punto di vista del turismo, dal punto di vista della cultura. Tra l'altro Lello ci è stato vicino anche in altre iniziative, quindi è davvero importante che tutte le energie positive di Napoli si concentrino. Prestazioni sportive di altissimo livello sono delle rappresentazioni artistiche che si avvicinano molto come impressione a quello che uno gode, no? Nel vedere un bel quadro. Il trofeo creato da Lello Esposito per la maratona è un ottimo coniugio per questa maratona, che spero che diventi come quella di New York. Facciamoci un augurio. La possibilità di premiare i vincitori della maratona e della mezza maratona con un'opera d'arte di Lello Esposito è sicuramente un momento, diciamo, da maggiore prestigio all'iniziativa. L'amministrazione è molto attenta al rilancio dello sport, del tema dello sport in tutta la città, e certamente questa è l'occasione per poter rimettere segnali positivi di un'amministrazione che, insomma, è in cammino, e chi più di una maratona lo può dimostrare. È una bellissima iniziativa che mette insieme lo sport come grande elemento di partecipazione e di unione tra le persone, l'arte rappresentata da un grande artista napoletano, Lello Esposito, con una rappresentazione anche identitaria della nostra città, quindi la sirena Partenope, un messaggio che noi da Napoli mandiamo in tutto il mondo, perché avremo partecipanti che vengono da tante nazioni, oltre che da tutta Italia, di una Napoli capitale dello sport ma anche capitale della cultura. Mettiamo sempre insieme questi due elementi che sono la caratteristica della nostra città.